La questione del senso del lavoro per le persone oggi e anche in che modo possono sentirsi appartenenti o meno alle organizzazioni è sicuramente cruciale, si sta ragionando molto. Però le persone sembra che chiedano di poter essere incisive, di sentirsi tali nella quotidianità del lavoro, il che significa avere dei mandati con cui poi possono muoversi con una certa discrezionalità, interpretazione personale, ma soprattutto degli oggetti di lavoro chiari, quantomeno sufficientemente chiari, sostenibili e partecipati. Questo è importantissimo perché nella precarietà, nel cambiamento, ci sono anche, come dire, inevitabilmente resistenze, perché la direzione dove stiamo andando non è così chiara. E quindi ecco che conseguentemente l'appartenenza si costruisce davvero sopra l'oggetto di lavoro, cioè cosa condivido con i miei colleghi, cosa condivido con la proprietà, con il management e quindi quanto posso sentirmi utile. D'altro canto le leadership, quindi intese come però funzione e non tanto come ruolo chiaro o incarnato in una persona, è una funzione più collettiva che viene a configurarsi. Sono leadership a cui è chiesto di creare fiducia dei lavoratori verso le organizzazioni in questo momento e tra lavoratori medesimi. E sono leadership a cui viene chiesta anche una cultura della valutazione, non tanto appunto come valutazione di esito, ma anche di processo. Ecco, questi sono gli elementi che ci sembrano salienti, tra l'altro.